Ciao, nel video di oggi ti vado a spiegare come gestire i dati in Excel per poi poterli analizzare. Se già mi segui da qualche tempo, ormai dovresti sapere che sono un docente di statistica specializzato nell'analisi dati. Dunque, in questo video ti vado a mostrare come dovresti darmi dati se hai bisogno di un'analisi, per esempio, di una tua tesi. Prima di iniziare, ti contestualizzo un po' l'esempio che ti vado a presentare, ovvero ad un gruppo di persone. Sono state fatte delle domande in merito a degli oggetti che vedevano. Gli oggetti poi avevano una chiarezza, una forma, una grandezza differente e quindi lo scopo era identificare la piacevolezza e lo stile di questi oggetti a seconda di quello che veniva mostrato loro. Comunque, in questo video l'importante non è tanto l'analisi in sé, ma è far capire come gestire i dati all'interno di Excel. Immagina che tutto questo ce l'hai per esempio in un questionario che hai realizzato tu, dal quale poi sei andata a raccogliere i dati che devi mettere in Excel. Il primo foglio che ti vado a spiegare è il foglio delle variabili, quindi delle domande che hai fatto nel questionario con le relative codifiche. Il secondo poi è il dataset, che contiene i dati veri e propri, e il terzo infine è uno schema di analisi. Ma iniziamo dal foglio delle variabili. Come vedi, la prima colonna l'ho chiamata nome. Il nome di una variabile dovrebbe essere sempre corto e, se possibile, corrispondente al numero della domanda che hai fatto nel questionario. Quindi, per esempio, V01, V02 fino a V13. In questo caso il questionario ha 13 domande. La prima variabile è però una non variabile, cioè un codice identificativo che serve solo di controllo. Come puoi vedere nel dataset, la prima colonna è una colonna contatore che va dal numero 1 fino al numero 150, in quanto questo dataset ha 150 rispondenti. Detto questo, associato al nome della variabile dobbiamo andare a mettere un'etichetta per farmi capire a me, o comunque anche per i tuoi risultati, a quale variabile mi sto riferendo. Quindi, per esempio, la variabile V01 è la chiarezza dell'oggetto, la variabile V02 la forma, e via via tutte le altre. Il consiglio che ti do qua è di non mettere l'intera domanda, perché poi quando vai a fare le tabelle o i grafici, esteticamente non sta molto bene avere una tabella con il titolo della domanda. Meglio un'etichetta sintetica che però faccia capire a cosa ti riferisci. Terza informazione è il livello della variabile, che può essere nominale, ordinale o scala. Hai solo tre possibilità. Questa cosa già dovresti un po' saperla, ma se sei proprio a zero con la statistica te la spiego immediatamente. Una variabile nominale è quella che ha le sue modalità che differiscono solo dal nome. Quindi, per esempio, la chiarezza è scura o chiara, non c'è nessun numero, non c'è nessun ordine, c'è solo una differenza di nome. Qui in alto vedi poi dei numeri che vanno da 0 a 7, ma potrebbero anche essere inferiori, da 0 a 4, da 0 a 5, oppure superiori anche fino a 10, 11, 12. Queste praticamente sono i numeri che dovrai inserire nel tuo dataset. Per esempio, la variabile chiarezza ha la codifica 0 scura e la codifica 1 chiara. Di conseguenza, nel foglio dataset che contiene i dati, la variabile V01 deve contenere solo i numeri 0 e i numeri 1. Al massimo ci può essere qualche cella vuota se qualcuno non ha risposto o se c'è qualche errore, ma la codifica deve essere 0 e 1. Come puoi vedere, anche la variabile successiva, forma, è una nominale, però questa volta non parto da 0 ma parto da 1, andando a mettere i nomi squadrata, arrotondata, mista. Allora, perché questa l'ho fatta partire da 1 e questa invece da 0? Perché la prima variabile è sì nominale come la seconda, ma viene detta anche dicotomica, cioè una dicotomia, perché può avere solo due modalità. Quando una variabile può avere solo due modalità, meglio codificarla con 0 e 1, perché potrebbe essere inserita in un modello di regressione lineare. Se l'avessi codificata invece 1 e 2, non posso, perché il modello di regressione lineare accetta variabili, che in questo caso vengono chiamate dummy, che hanno codifica 0 e 1. Detto questo, passiamo all'altro livello, quello ordinale. Qui abbiamo la grandezza dell'oggetto, che ha come codifiche piccolo, medio e grande, perché oltre ad avere una differenza di etichetta, hanno anche un ordine di queste etichette. Infatti, mentre queste tre le potevo anche mischiare, mettere a caso, per esempio mista, squadrata, arrotondata, qua no, devo mettere in un ordine preciso. E allora in questo caso metterò livello ordinale.
finale. Ultimo livello invece riguarda le variabili scala, cioè le variabili che sono a tutti gli effetti dei numeri e quindi non hanno bisogno di una codifica, ma viene lasciato il numero. La variabile V04 nel dataset si riferisce alla domanda quanto ti è familiare da 0 a 100 l'oggetto che stai vedendo. E qui vedi i vari numeri che vanno da 0 a 100 nella variabile scala. Detto questo, poi successivamente ci sono le variabili dette oggetti di studio. In questo caso sono delle scale Likert, ma potreste avere un mix di tante cose, quindi scale Likert, scale numeriche, oppure anche variabili di tipo categoriale, quindi nominali e ordinali, come hai visto qua. Le scale Likert sono quelle scale che solitamente vanno da 1 a 7 o da 1 a 5, nelle quali viene fatta una domanda e poi gli si chiede se sei totalmente in disaccordo, abbastanza in disaccordo e via via fino a totalmente d'accordo. Le domande presenti in questo dataset erano del tipo quanto ti piace l'oggetto, quanto lo ritieni armonioso, quanto giocoso, quanto lo ritieni antipatico. Ecco, voglio farti vedere una cosa particolare per questo tipo di scale e che riguarda la variabile V08 e V10, che come vedi sono colorate in modo differenti. Quando tutte le domande sono poste con un'accezione positiva, piacevole, armonioso, giocoso, ordinato, seducente, vuol dire che più il numero è alto, più ti piace, più lo consideri armonioso e così via. Ma quando la variabile ha un'accezione negativa, come per esempio antipatico, noioso, allora in quel caso il numero alto si riferisce ad un aspetto negativo. In questo caso non devi fare niente, devi solo segnalarmi che questa ha un'accezione contraria rispetto alle altre, perché ovviamente nel dataset avrai tutte queste variabili con codifiche che vanno dall'1 a 7, ma io devo sapere che la variabile V8 e V10 hanno accezione diversa rispetto alle altre. Altra informazione che potresti darmi, se è presente nella tua analisi, è che gruppi di variabili possano andare a creare dei fattori latenti. In questo esempio, le 7 variabili da V5 a V11 rappresentano il fattore piacevolezza, che io poi ho chiamato F1. Se è presente una cosa del genere nella tua analisi, specificami che queste variabili compongono il fattore piacevolezza e che quelle successive in verde formano il fattore stile. Ricapitolando, nel foglio variabili ogni riga rappresenta una variabile che avrà diverse caratteristiche: l'etichetta, il livello e la codifica delle singole variabili. Il dataset invece prevede che queste variabili vengano messe per colonna, mentre le righe sono le osservazioni e in questo caso le persone che hanno risposto al tuo questionario. Il dataset dunque deve essere sempre formato e solo da numeri. Per capire però a cosa si riferiscono questi numeri, dovrai mettere le codifiche qua dentro. Infine, l'ultima cosa che devi fare per trasmettermi tutte le informazioni è dirmi lo scopo della tua analisi. E in particolare andiamo nel foglio analisi, così ti faccio vedere cosa devi compilare per farmi capire quali sono le tue analisi di interesse. Abbiamo detto prima che queste 7 variabili vanno a comporre per esempio il fattore piacevolezza e queste due il fattore stile. Di conseguenza creerò due nuovi fattori dentro il mio dataset e li andrò a utilizzare per interfacciarli con altre variabili. Nell'analisi, se per esempio qua scrivi F1, che è la variabile dipendente, voglio interfacciarla con V01, V02, V03, V04, le mie variabili indipendenti, e poi faccio la stessa cosa con il fattore 2, vuol dire che mi stai dicendo che i due fattori li voglio interfacciare contemporaneamente con 4 variabili indipendenti, quindi mettere in una stessa analisi per esempio fattore 1 queste 4 variabili indipendenti e in una successiva fattore 2 sempre con queste 4. Ma se invece questo non è il tuo scopo, perché vuoi vedere i due fattori interfacciati singolarmente con ogni variabile, allora lo dovrai scrivere in questa maniera, cioè il fattore 1 versus la variabile 1 e il fattore 2 versus la variabile 1. In questo caso ti andrò a fare solo l'analisi singola F1 versus V01 e così via, per esempio con tutte le altre. Potresti però essere interessato anche ad un'ulteriore analisi, per esempio il fattore 1 interfacciato con la V04, cioè la piacevolezza interfacciata con la familiarità, variabile scala, ma
ma splittato per queste variabili V01, V02, V03. Che cosa significa se metto qui nello split V01, V02, V03? Vuol dire che l'analisi riguarderà piacevolezza versus familiarità. Però lo split con chiarezza vorrà dire che farò un'analisi separata per le forme scure e un'analisi separata per le forme chiare, di modo che tu possa vedere se la relazione tra F1 e V4 cambia a seconda che la chiarezza sia scura o chiara. Ecco, questo è solo un esempio. Ovviamente non posso coprire tutte le possibili analisi che si possono fare, quindi tocca a te farmi capire al meglio quello di cui hai bisogno. Spero di essere stato chiaro ed esaustivo in questo mio video. Comunque, se vuoi un'analisi dati mi puoi contattare attraverso il mio sito internet. Se invece hai qualche dubbio, commentamelo qua sotto e condividilo con i tuoi colleghi. Ciao ciao!